E vogliamo entrare in quel meccanismo del stato la riflessione basta esatto, per cui quello che fare tra il 2014 e il 2020 per avere il sostegno che i prodotti culturali che cosa vuol fare qui della città di Pescara ne detiene le chiavi dell'organizzazione politica, sociale e economica. Grazie. Grazie al ministro Rettore che ha posto un quesito credo abbastanza cruciale, credo su questo poi si aprirà anche il dibattito. Io avevo alcuni diciamo, interventi già programmati, insomma possiamo sicuramente poi dialogare. Intanto invito il professor Marboscio della Fondazione Pescara Abruzzo, alla messa scherza e quindi la parola a tutti i complimenti per la bellissima iniziativa e anche per il suo successo. 3 minuti quindi è solo diciamo, la rassegna di tutti, ma certamente l'ambizione a poter contribuire con delle riflessioni. Allora uso la grammatica che ci ha proposto l'amico Pierluigi Sacco, Pescara relativamente al binomio cultura e economia è certamente al di fuori di due modelli, non il mecenatismo e la grande eredità comunque importantissima dei secoli fino al Novecento. Pescara è al di fuori anche del modello industria della cultura, Pescara è piattaforma e questo è molto importante, bisogna averne piena consapevolezza perché in forma nautica, è vero quello che sottolineava Pierluigi, c'è molta anticipazione in questa città rispetto a un modello che invece ha una sua robustezza, una sua fisionomia, non solo sotto il profilo delle coerenze, delle analisi economiche, ma anche sotto il profilo di quello che è l'esperienza empirica concreta che è del recente passato, del DNA del recente passato di questa città, ma che soprattutto può essere un grande indicatore della sua prospettiva futura. Se assumiamo allora questo terzo modello, dobbiamo anche declinarla cogliendo le straordinarie opportunità che potrebbero essere coltivate proprio con il rigore del dover essere non miopi ma lungimiranti, quindi avere una visione di medio e lungo periodo su quello che potrebbe significare il ruolo della cultura per qualunque modello di crescita e di sviluppo economico, ma giustamente come è stato richiamato, da intendersi anche e soprattutto come dimensione di benessere e di felicità per quanto possibile. Pescara ha tre grandi potenziali incubatori che occorrebbe soltanto approfondire e vedere come farne fucine per declinare la sua vocazione a essere piattaforma in rete con la grande vicenda della cultura internazionale. I tre grandi incubatori sono lo spazio di risulta per la ferrovia nella parte di Porta Nuova della città, che ahimè si trascura e non lo si attenziona come merita perché è più strategica di qualunque altra parte della città, e lì occorre che ci si misuri. Da una parte nel confine sud c'è il polo di alta formazione accademica che è il polo universitario di Viale Tempero, nei suoi dintorni esistono delle emergenze architettoniche tra le quali l'ex caserma Cocco, quella che diventerà l'ex, speriamo, caserma dei vigili del fuoco, e dunque bisogna capire che cosa significa una città che voglia fare dalla cultura, io direi però un pochino di più, voglia essere città della conoscenza, dell'economia della conoscenza, cosa fare in quello spazio. L'area di risulta principale, diciamo così, quella che nell'immaginario cittadino passa dall'area di risulta principale,
è vero che insomma si è un po' abbassato la soglia di guardia, ma soprattutto l'attenzione sulla vocazione strategica e sulla opportuna coltivazione di questa vocazione strategica. Sono 10 anni quasi che la mia fondazione, con l'unità del caso, ha proposto che si utilizzi prima di tutto quello spazio, accogliendo una importante infrastruttura culturale per tutta l'Italia del Mediterraneo, che è un importante teatro. Poi come e con quali caratteristiche il teatro dovrebbe essere progettato, condiviso dalla comunità e realizzato, prima naturalmente aperta e da approfondire, ma bisogna tornare su questo argomento. L'ultimo, voglio ricordarlo, è il tema dell'acqua nel binomio fiume mare e negli spazi attivi a nord e sud del fiume, con gli spazi ormai importantissimi che assumono valenza davvero, davvero strategica. Ora, cosa significa cultura se si prendono questi riferimenti a modo di paradigma per un possibile distretto dell'economia della conoscenza? Significa che occorre davvero avere grande visione, certamente coniugare qualunque proposta con il protagonismo incluso dell'associazionismo culturale in primo luogo, che vedo così presente e così attento questa sera, e è un evento che davvero per questa partecipazione e attenzione saluto con gloria, e quindi mediazione certamente con questa importante realtà e disponibilità a essere protagonisti e attenti, ma attenzione, ci vuole la progettazione in medio lungo periodo e la ricerca di importanti risorse per supportare l'attività di investimento e di infrastrutturazione che solo con sentimento e lunghi è possibile perseguire. Cito solo un esempio: vengo da Copenaghen, ho visto lungo il canale principale, ho avuto conferma, ce l'ho stata anni fa, adesso è una cosa straordinaria, si sta realizzando una importante infrastrutturazione di posto, una di quelle che diventerà rapidamente uno dei più importanti distretti culturali d'Europa. Ma attraverso che cosa? Copenaghen aveva un importantissimo prestigioso teatro d'Europa, ma al centro della principale piazza della città, e invece hanno avuto il coraggio di fare un progetto nuovo, un nuovo importantissimo teatro che è costato 300 milioni proprio sul canale, per dare identità, ricchezza di vedute, opportunità di lavoro e di interpretazione di quello che dovrebbe essere la locazione di una importante città di mare con quelle caratteristiche. Ma che giova questo importante teatro con un'altra importantissima realizzazione, che è un grande teatro, un laboratorio teatrale di fronte, eppure Copenaghen è sicura, ha decine e decine di piccoli teatri nei rioni, nelle strade, eppure ha voluto darsi la più una importantissima infrastrutturazione. Entrambe queste realizzazioni sono le più importanti realizzazioni urbane, nella caratterizzazione urbanistica dell'intera città, salvo 2-3 grattacieli in periferia vicino all'aeroporto. Questi due poli di infrastrutturazione culturale sono e saranno collegati con un importantissimo ponte che, guarda caso, è un ponte che nello stile luciano realizzativo imita un po' e evoca il nostro ponte del mare, che è un ponte ciclopedonale a due rampe con una armonia dinamica, diciamo, molto molto prossima a quello nostro, che collegherà sui due sponde del canale esattamente queste due importantissime infrastrutture. Allora, tutto questo per dire che si parte dal principio, e il principio è quello che, ahimè, è stato anch'esso troppo trascurato in questo paese e che avrebbe dovuto meritare di essere ricordato, che è un principio sancito nell'enciclica di Giovanni XXIII,
quanto parla e delinque i diritti e, a mio giudizio, definisce un modello di economia che dico un modello dell'economia di diritti. Tra i diritti c'è il diritto di accesso al godimento dei beni culturali. Giovanni XXIII si esprime più o meno in questi termini. Vedete, sono 50 anni che è morto Giovanni XXIII, ieri è stata la ricorrenza, l'enciclica è stata pubblicata soltanto 4 settimane prima della sua morte, quindi 50 anni anche dell'enciclica, passa al nostro lato questa ricorrenza, e invece questo significa che c'è questa dimensione, questo comportamento sia etico e morale sul ruolo della cultura, ma attenzione, è uno dei comportamenti giustificativi di quelle che passerebbe come i supporti ai modelli di economia sostenibile, e che, guarda caso, vede anche a partire dalla dimensione morale la cultura nel suo ruolo fondamentale e strategico. Naturalmente bisogna riflettere, bisogna lavorare, nulla è improvvisabile da questo punto di vista, ma bisogna avere coraggio. Ecco, in questa città ci sono tante belle esperienze coraggiose, temerarie per il modo nel quale spesso sono state pensate e realizzate e coltivate, ma devo dire con qualche amarezza c'è anche tanto poco coraggio nel pensare in un'accensione più di prospettiva e di medio periodo, cioè un pochino oltre quelli che sono i calendari dettati dal ciclo elettorale. E per quanto mi riguarda, negli ultimi 10 anni che ho avuto modo di convivere con il mondo della socialismo culturale, devo confessarvi che questa dimensione non è stata mai adeguatamente coltivata nella vita pubblica. Grazie, ma buon lavoro, signori, vi auguro che questo livello possa essere una cosa. Grazie a Nicola Matoscio per il suo contributo. E adesso entriamo un po' più nel merito di quello che accade in questa città e di chi lavora in questa città. Va bene. Cesare Manzo, io lo chiamo Cesare Manzo, poi uno. Si sente? Uno è stato un lato, ma io ci sento. Quello che dice il nostro direttore, il nostro presidente della Fondazione Balcone, questo è esatto. Uno sbaglierà un po'. Lì dove sbagliamo i colpi siamo noi, così come dice giustamente per un Cisacco Giacinto di Pietro Antonio, dice se siamo andati a Berlino, una trattenata di Berlino al Borussia, uguale, identico, scopiazzato, copiato, da due grandi artisti, dal Caterham e da Massimiliano Gioni, che adesso sta facendo la benedizione. Quando mi hanno detto vieni domani, perché ci sei anche tu dentro, non ci volevo credere. Però la realtà è questa. Noi a Pescara questa non ce l'abbiamo più. Non c'è più fuori. Stanno nascendo tante piccole situazioni, vedo in giro, le piccole situazioni. Allora il teatro in realtà poi dove non si fa, si fa poco, o lo fanno un po' più. L'arte la fanno un po' più. Non si riesce mai a fare qualcosa di veramente positivo ed eclatante come sono stati alcuni fuori uso o altre manifestazioni. Come è stato il lavoro della società del teatro e della musica, per meno male che c'è stato, che così non ci ha fatto mai mancare niente di buono. Pescara ha bisogno soltanto di qualche politico che si intenda un po' più di arte, qualche politico che sia un po' più appassionato di arte, quando parlo di arte parlo di cinema, di teatro e di quant'altro. Non ha bisogno d'altro. Perché a questo punto tanti soldi non ce li date, quindi non perché
non li chiediamo mai, speriamo che il privato insomma ci dia una grande mano a far sì che si possa realizzare qualcosa di così. Però c'è una cosa di buona riccia fiscale che i signori non sanno: se tu apri un fuori uso lo puoi aprire anche dopo 5 anni senza sorte, se 4.000 persone le fa sempre. Come mai? Su questo e basta, niente. Se fanno del teatro poi è pieno di gente, ci va. Invece di andarsi a ubriacare come al solito, come fa di sempre, o andare a fare a cazzotto, vengono alle manifestazioni culturali. Quindi sta a voi in questo momento riflettere e dire basta con la violenza. Ma che basta con la violenza? Fate cultura, sicuramente la violenza ce ne sarà molto meno. Questo è quanto. Altro non ho da dire. Proseguiamo un po' con gli interventi in scaletta. Il rappresentante del Matta. Parlo a nome della rete acquisti di Matta, con il saluto del presidente che vorrei informare. Si sente? Ecco, due semplici riflessioni. Innanzitutto mi era parlato una serie di interventi. Ciò che ho ascoltato e quindi ciò che volevo dire non sarebbe altro che una riflessione che ho appena sentito. E quindi ringrazio il pubblico. Sarebbe stato forse interessante ascoltare prima gli operatori e poi avere di avere dei commenti da parte di delle persone. E anche un ringraziamento. Io voglio fare solo una riflessione, voglio invitare una riflessione partendo da questo luogo che è il Matta. Abbiamo spazio di recuperato per una serie, per una serie di coincidenze, meglio di alcune persone che si sono collegate perché arrivassero i finanziamenti per ristrutturare questa prima parte, ma invito la politica a guardare che c'è un altro programma che è da ristrutturare. La città è piena di spazi ex o di spazi parcheggiati. Io credo che lo sviluppo culturale della città possa venire solo dal basso, ma ripeto, l'ho già sentito. Uno degli strumenti per dotare la città, per dare la possibilità agli operatori culturali di vivere, di sopravvivere e di mettersi in relazione fra di loro, forse è sbloccare, liberare finalmente questi spazi che già ci sono e che si stanno liberando. Alcuni parzialmente ristrutturati, come l'altro Pescara, come tante altre città, la città degli ex, ex tribunale, qua ex là. Cerchiamo di togliere la famiglia ex per di rendere questi spazi, piuttosto che fare un grosso investimento nel teatro. Io sono contrario al teatro, mi spiace, ma come cittadino mi sento di poterlo dire. Questo è anche una riflessione che abbiamo fatto all'interno della rete, anche perché sì, è vero, costruiamo un teatro, è un ottimo biglietto da visita per la città, ma cosa ci mettiamo dentro? Che investimento ci vuole per rendere un teatro all'altezza dei migliori teatri della Italia? Non è che costruiamo un'altra cattedrale nel progetto, forse è meglio spendere quei pochi soldi che ci sono nel recupero degli spazi e darli alle associazioni e alle compagnie, insomma agli operatori che veramente con grande sacrificio, perché il taglio non è che c'è stato solo da parte della politica, ma anche essendo in una situazione di difficoltà economica, anche chi deve spendere ogni 10 euro per un biglietto, 20 euro per un biglietto, insomma, deve c'è di questo. Quindi si riducono gli spazi di vita per gli operatori, per chi vuole fare arte, per chi vuole fare cultura. Io mi ricordo che l'assessorato della cultura, abbiamo parlato di Alecchi, ma io mi ricordo di Alecchi, ma ci sono quanto, e l'assessorato che non ha mai avuto soldi, che è la cultura. Allora, è bello fare slogan in alcuni momenti, ma poi quando si chiude baracche, ricordiamoci che abbiamo avuto, ovviamente non credo che sarà solo a Pescara, ma l'assessorato che ci ha messo in più in questi anni, credo che sia stato quello della cultura, che poi
è la frontiera, cioè l'assessore alla cultura è l'uomo di frontiera, colui che tutti i giorni deve dare una risposta, dovrebbe dare una risposta a chi lavora in cultura. E adesso do la parola, credo poi intermezziamo un po' con interventi anche dei, perché confronto un po' con chi deve prendersi poi degli impegni e quindi anche con la politica. E Florian Giulia Rasi. Arrivo, ce l'è per tutti. Siamo qui per cercare di costruire insieme. Siamo di più, no? Però molto, molto rapida, è chiaro che noi che di lavoro ci occupiamo di cultura in maniera professionale con sempre maggiori difficoltà, potremmo parlare pomeriggio intero, ma mi voglio attenere alle regole giuste di fare un intervento breve e quindi centrerò un solo argomento. Non posso però esimermi dal complimentarmi con la relazione di Pierluigi Sacco, che mi sembra abbia dato veramente un respiro a questo nostro incontro, un respiro essenziale, anche perché in questi tempi di tagli, cioè, si sta andando sempre di più verso l'autarchia, verso il restringimento, e bisogna lottare contro questo restringimento, al quale la mancanza assoluta di denaro ci costringe. Adesso è diventato un problema anche fare dei viaggi. La situazione è veramente molto difficile nella nostra regione e nella nostra città in particolare. Diceva giustamente Sacco, voglio partire da lì, i designer olandesi hanno alle spalle una forza d'urto pazzesca che gli viene dai loro stati, dai loro ministri, dalle loro camere di commercio, da tutto quello. Ecco, noi già in Italia in generale abbiamo ben poco, in Abruzzo ancora meno, ma soprattutto a Pescara veramente non abbiamo niente alle spalle. Noi non ci sentiamo qualcuno alle spalle, noi siamo la città che fa morire fuori uso, e non voglio parlare del Florian e delle nostre difficoltà impensabili e del fatto che abbiamo dovuto chiudere uno spazio straordinario come lo spazio Alici, dove si sono formate generazioni di artisti pescaresi e non solo, senza parlare del Florian Spas, che sono, perché è riuscito nonostante tutto a compiere 25 anni di glorioso servizio al servizio della città, come diceva Giacinto prima, tutti i giorni, cioè tutti, quella cultura che si fa tutti i giorni, che è veramente formativa, perché tutti i giorni, per tutti quelli che hanno voluto, c'è stato uno spazio dove trovare o delle cose da vedere, da frequentare, da partecipare a degli eventi culturali, come diceva prima Sacco, con la grande importanza che questo ha, ma anche per tanti artisti del territorio e non solo, trovare una sede, un luogo dove si sono potuti esprimere. E poi dal Florian ci sono anche altri spazi, perché Pescara è piena di iniziativa culturale, è piena di operatori, è piena di persone che amano il teatro, lo spettacolo. Io tante volte dico teatro, ma scusatemi, intendo cultura in generale, dico teatro ma penso all'arte, alla musica, alla danza, a tutte le altre discipline. È una visione wagneriana del teatro come compagno di tutte le cose. E dicevo, insomma, noi non ci sentiamo le spalle coperte, tutt'altro, a volte noi ci sentiamo veramente come persone che quasi danno fastidio, cioè non vediamo visti come delle risorse,
come delle cose, come un giacimento umano sul quale puntare insieme alle risorse fisiche, architettoniche, degli spazi, eccetera. Su di noi, su quelli che qui vivono, che qui lavorano, che qui anni di vita, come Cesare, voglio parlare di Cesare Manzo, a repentaglio anche della propria salute a volte, cioè si sono battuti, vengono visti dalla politica, dagli assessori, da chi detiene il denaro, così come dei questuanti. Siamo ancora all'età dei questuanti, altro che Europa. Ecco, questo volevo dire. Allora io non voglio fare lamentele, vorrei dire, oggi siamo qui, diceva Paola Marchegiani, e vedo tanti politici intelligenti qui nella platea. Allora, cominciamo da capo, facciamo un nuovo patto. Cioè, quando si fanno delle iniziative culturali, si pensa a delle strategie per la città, ma vogliamo farlo insieme? O bisogna farlo contro di noi, contro chi opera, o vedere chi opera quasi di ostacolo alle idee dell'assessore? Ma non può essere così. Cioè, bisogna avere il coraggio di puntare, di fare delle scelte, naturalmente, fare delle scelte, ma su questo è puntare, ma puntarci davvero e sostenerle, ma mettendoci anche del denaro, come si diceva prima. Non si può continuare a dire che i soldi non ci sono, la crisi, ma i soldi non c'erano neanche prima per noi, neanche quando la crisi non c'era, Fuoriuso è stata fatta chiudere ben prima della crisi. Allora, queste sono foglie di figo, queste sono scuse, non è così. La volontà di intervenire, la volontà di fare dei progetti, si vede anche quando i soldi non ci sono, perché c'è altro, ci sono i soldi, ma c'è anche la volontà, c'è anche la capacità di trovarli magari insieme questi soldi, dall'Europa o da altre parti, dagli sponsor, perché gli sponsor poi non ci sono, insomma dalle banche, ecco, da chi poi i soldi va. Però cioè, bisogna fare, io questo voglio dirvi, cioè ricentriamo le cose, ricentriamo il rapporto tra politica e operatori culturali. Faccio solo un piccolo inciso e senza nessunissima traccia di polemica. Anche nella nostra regione, con tutte le difficoltà che ci sono altre città che hanno creduto alle loro istituzioni e ci hanno puntato. Ma qui a Pescara, cioè anche il Festival Jazz per anni si è dovuto dibattere in gravissime difficoltà e poi finalmente pare che, mentre in Umbria sono stati sostenuti. Noi siamo un teatro stabile di innovazione, ma questo cioè, quasi contro la città, mentre in altre città dove gli stabili di innovazione ci sono, si comprende che questo è un volano sul quale puntare e per far partire anche gli altri. Taglio, perché sicuramente ho già superato il tempo, e mi scuso e vi ringrazio. Grazie a Giulia Passi per il suo intervento puntuale e appassionato, mi sembra. La parola metto gli occhiali, Mario Lì. Perché dovevo venire là? No, perché non mi hanno dato il nome. Questo mai. Allora, siccome non riesco ad essere schizofrenico e scindere da un lato, come dire, il professionista del teatro e del cinema e della televisione, dall'altro il militante politico, faccio l'intervento da militante politico. Un paio di settimane fa, sul Messaggero, l'attore Preziosi, che sarebbe il direttore artistico del Teatro Stabile dell'Aquila, intervistato su cultura, sviluppo e futuro in Abruzzo, diceva una sciocchezza e una spudoratezza. La spudoratezza era: date i soldi a me, faccio gli spettacoli, metto in vetrina l'Abruzzo, vi voglio bene, da un po' di mesi mi sento aquilano nell'anima, sono una star, datemi quattrini. La sciocchezza era più grave e consisteva in un attacco alla sinistra che i Preziosi
accusava di essere legata a schemi antichi per cui la cultura non dà il pane. È spesa inutile. Ora, mai la sinistra, in tutte le sue mille e mille sfumature, ha mai pensato o praticato una scoltezza del genere. Soltanto un ignorante fa un'affermazione così patetica. E di destra, mezzo fascista, ignorante, sarebbero fatti tutti, chi se ne frega. No, perché egli è il direttore del più grosso editore e produttore regionale di cultura teatrale ed è quello, ed è l'ente che piglia più risorse di tutti nella pubblica. Evidentemente non ci può stare uno così, evidentemente la politica che fa questo ente, che si esprime attraverso il suo direttore artistico, è una politica sbagliata, va contro tutti i discorsi che per esempio faceva il professor Sacco e che mi hanno sedotto e che apprezzo tantissimamente e anzi vorrei sapere esprimere bene con Antonio. Ma c'è un altro fatto grave, che né società civile, né opinione pubblica, né nessuno reagisce a una dichiarazione del genere. Ma il grave è nostro, perché il PD non reagisce e non parla? Ora, il maggior partito della sinistra regionale non ha voce in queste questioni. Semplicemente non è, o non è ancora, forse perché è giovane, forse per altri motivi, ma fino a quando non sarà, ci sarà questa finta. In quanto anche quando un suo esponente replica, è una voce, magari giustissima, ma non è l'espressione di una linea politica unitaria in grado di comprendere la complessità dei temi e dei problemi sul tappeto e di dare una risposta organica, unitaria, convincente e utile, che guardi tutti gli interessi della regione, non l'interessetto locale. Di tutto, quindi, ha bisogno il TSA e il teatro in Abruzzo, ma non di nutrire gli egoismi di un attore affamato di soldi. Tra l'altro, questa politica, il teatro Stabile d'Aquila, ce l'ha fatta. Ha buttato miliardi negli anni per fare quella politica così. Grazie. Un altro esempio. Il teatro Marruccino di Chieti fa un bando per assumere 12 mascherine di sala. È pazzesco, è il tipico lavoro di volontariato, di appassionati, di allievi del teatro, così li avevamo al Teatro Stabile dell'Aquila quando era il signor teatro, che fanno quel lavoro per ordine, al massimo gli dai qualche soldarello argent de poche perché si sbagliano le carte, ma non li assumi. Ora, la cosa grave, il Marrucci non può di fascisti gli analfabeti, detto brutalmente, però il grave è che il Partito Democratico di Chieti ha una pallida risposta, non capisce che se non denunci fino in fondo e per bene una cosa del genere, la ferita che l'assunzione di queste 12 persone porterà a questo teatro nel tempo sarà esponenziale. Sarà un disastro, perché sono soldi buttati. Alcuni anni fa aveva 4 telefonisti il teatro Marrucci. Come si può fare? Come si può fare la produzione culturale che deve fare un teatro se c'hai 4 telefonisti? Ma ce l'ha la Fiat di 4 telefonisti? Non credo. Ora, il teatro è un'università a parte. Allora, c'è una moda abbastanza smandrappata che gira. Se non sai che pensare, spesso, dire, fare, proporre, se devi mascherare più o meno nobili intenzioni quando non siano perverse finalità, proponi un teatro. A sentire amministrazioni o fette di amministrazioni o gruppi economici, organizzazioni imprenditoriali, antichi padri della patria locale, a sentire chiunque, purché non sappia un bene amato nulla di come si fa e si gestisce un teatro, tutti quanti d'accordo, bisogna fare il teatro. Nell'ordine, a Pescara da alcuni anni, ultimamente a Montesilvano e persino a Francavilla, tutti vogliono fare un teatro. 3 teatri in un fazzoletto di 4-5 km quadrati. Ditemi o no, è una questione di camicia di forza o no?
tanta improvvisazione, ignoranza, prestatismo, veramente stupisco. Fare un teatro è bellissimo, è importantissimo e costa pure abbastanza poco, si fa per dire. E mantenerlo che costa un sacco di soldi. Ora ci sono questi soldi perché Pescara possa darsi un teatro, ragioniamoci per bene. Quello che dice il professor Mattosso è bellissimo, sono d'accordo, ma come dire, la complessità della situazione permette una cosa del genere. Io, Mario Di Oro, che sto fra mio astento, mi posso comprare una Ferrari? No, ma se la vincessi a un quiz sarei distrutto, perché poi la devo mantenere. Ora, vogliamo fare un teatro e non abbiamo i soldi per l'aurum, o almeno così ci dice l'amministrazione. L'aurum dovrebbe avere un seminario a parte di riflessione o più probabilmente una commissione di inchiesta, perché non ti può gestire così male veritariamente e burocraticamente una risorsa che potrebbe essere stretta. Non ti può. Ho quasi finito. Ha una risposta il principale partito progressista di questa regione, di questa città? Oggi direi di no. Al massimo esprime opinioni belle, però sparpagliate, di questo o di quel rappresentante. Ma tutto ciò non orienta né gli iscritti, né i simpatizzanti, né gli elettori e meno che meno i cittadini. Un partito che deve risolvere il problema della cultura e non solo, fa ben altre cose. Si dota del personale umano e dei saperi giusti, mette in moto il pensiero, il confronto, fa le ricognizioni giuste, ci ragiona e produce la soluzione migliore. Qui invece siamo indietro. Ora, pensate all'occasione che ha aperto il Partito Democratico. La sciagura che ha combinato l'amministrazione di Mascia con la scuola di Guelfi, hanno buttato 200.000 euro per pagare profumatamente il professore con degli optional da rockstar. Ora, questa cosa qua, noi, sì, benefit, ci hanno dato i benefit. Ora, noi siamo stati capaci di andare davanti alla città che pure era sconvolta, che pure era arrabbiata, perché molta gente non riesce a capire perché diamo 200.000 euro. Qualcuno dei nostri amministratori, dei nostri rappresentanti l'ha fatto, ma ancora una volta con tutta la debolezza che si ha di quando non si fa la politica, di quando si fa la testimonianza, di quando si fa un'intervista. La politica è un'altra cosa, mobilita, va in giro, fa manifestini, fa manifesti, fa dichiarazioni, costruisce riunioni, eccetera. Noi siamo alla periferia di tutto ciò. Mi fa piacere che oggi sia stata fatta questa cosa qua, perché quello è il cammino, ma bisogna dare contenuti, forza, energia, che se no stiamo qua veramente a consolarci e non ha senso. Ora, ci sono delle cose clamorose in questa città. Tutti questi musei che ci sono, che non sono in rete tra di loro, che non hanno un minimo di sistema. Ora la rete, il sistema sono l'ABC minimo, dimmi se sbaglio, del fare, distribuire, bla bla cultura. Questi qua, ognuno si coltiva l'orticello suo, ognuno a seconda della forza, della simpatia, del fascino, del fatto di appartenere qua o appartenere là, che può essere con baruccine, renda, tutto quello che volete, ottiene di più o di meno. Sono nascosti dietro a statuti blindati in cui nessuno si può mettere il naso, nemmeno leggerli. A fronte di tutto ciò vogliono sempre di più denaro pubblico, ma si comportano come se fossero principati, anzi tirannie. Nessuno li può andare un centimetro da loro. Ora non funziona, è il contrario. Se noi vogliamo cercare di riuscire a fare tutte le cose belle che abbiamo sentito, tutte le istituzioni che ci sono venute dal suo intervento, perché ci hanno prospettato, come dire, esperienze belle, internazionali, con le quali vale la pena legarci, o riscopriamo la politica e nella cultura, come nelle altre attività, si riesce a fare questo cambiamento di rotta, di forza, di capacità, di progetto, di protagonismo. Se no, faccio citazione, tanto fa sempre citazione in questi punti,
i vetri alle finestre sono rotti e il tetto è da buttare. Se non lo facciamo subito, tra un po' non ci sarà più niente da aggiustare. È una canzone di De Gregori. Grazie Mario. Anche lui è un po'. Adesso Lucia Zappacosta. Io parlo qui a nome di un'associazione culturale, ci chiamiamo Contemporary, e siamo qui presenti in circa una ventina. Credo che abbassiamo drasticamente l'età media di questa platea e rappresentiamo le istanze di giovani operatori culturali e di giovani artisti. Visto che questo è un forum ed è stato inteso come un laboratorio, abbiamo pensato di non rubare molto tempo alla platea, ma di produrre un documento che fosse condiviso tra le anime della nostra associazione, che consegneremo all'incirca una sessantina di film e di sottoscrizioni. L'abbiamo preparato apposta per questo forum, per cui abbiamo avuto un giorno per raccogliere queste film, e credo che sia abbastanza rappresentativo di una serie di istanze che vogliamo portare alla vostra attenzione. Intanto voglio dirvi chi siamo. Nasciamo come spin-off della Galleria Web Project, che ha all'attivo 15 anni di attività nel settore dell'arte contemporanea e nell'organizzazione di eventi culturali e turistici. Abbiamo collaborato all'inizio con l'assessore Paola Marchegiani organizzando un evento diffuso di street art che si chiamava Vernice, con una serie di punti che si potevano raggiungere in bicicletta, dove osservare dei punti diffusi, dove osservare 5 opere che abbiamo inserito in città e che sono ancora lì. E poi abbiamo curato per 3 anni un festival che si è interrotto, Industrial Walls, sempre per dare spazio ai rider e agli street artist. E poi Sparta ha portato 6.000 persone in un mese e 15 giorni di eventi. Noi ci siamo sempre sentiti figli di fuori uso e alla fine siamo stati molto fieri di questo evento, che ha portato 15 seminari, 25 artisti e moltissime presenze e partecipazioni. E poi Lampo, una mostra di net art, la sua inaugurazione c'erano 500 persone, ora siamo finiti in uno spazio molto off dell'Aurum, anche qui figli di fuori uso, perché si accede attraversando il tunnel Alviani. Le prime mostre, siamo alla quarta, inaugureremo il 16 giugno, questa mostra che dura solo una settimana e vi invitiamo. Hanno visto la presenza di un gruppo di artisti croati, ne avevamo parlato con Luigi Sacco un po' di tempo fa, grazie alle letterature. Avevamo già montato questa mostra, avevamo già creato una collaborazione con uno spazio, con una galleria che si occupa di net art, per creare un ponte con una degli stati che sta entrando nell'Unione Europea. Collaborazioni nella seconda mostra con 4 gallerie e poi una mostra di scultura di una giovane artista del territorio, Gloria Sulli, perché quello del territorio non lo vogliamo dimenticare. Abbiamo collaborato anche con questa amministrazione di centrodestra, perché pensiamo che la cultura è una cosa da portare avanti. In questo senso voglio dire che anche il sole entra nelle pozzanghere, ma non è contaminato. Siamo partiti da alcuni dati per scrivere questo documento, non ruberò molto tempo, ve li riassumo brevemente. L'Abruzzo, senza subire alcuna variazione nel periodo 2000-2007, si presenta nei dati ISTAT del 2012 la terz'ultima regione italiana per quanto riguarda la produzione di mostre in musei o gallerie. Tutte le strutture museali della regione Abruzzo messe insieme nell'anno 2012 hanno fatturato 46.000 euro in totale. La provincia di Pescara, tutti i musei, i biglietti, hanno fatturato un totale di 5.000 euro. Noi siamo la terz'ultima provincia dopo L'Aquila e Chieti, quindi non ce la passiamo proprio bene, anche se pensiamo che Pescara sia proprio il centro della rinascita culturale. A partire da questi dati ci siamo messi in ascolto. Come associazione abbiamo preso le istanze degli altri operatori giovani e dei giovani artisti, basandoci per queste richieste, che sono 7 e che concludono il mio intervento, sull'articolo 9 della Costituzione. Il nostro articolo 9 della Costituzione dice che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della nostra nazione. Su questi principi noi avanziamo le richieste
richieste che vi sottopongo affinché il testimone della cultura sia finalmente passato anche agli operatori più giovani di questa regione. Su cosa si concentrano le nostre richieste? Tre punti fondamentali. Uno, incentivare il controllo delle attività finanziate con fondi pubblici. 2. Razionalizzare i fondi in base ai risultati conseguiti. 3. Creare possibilità nel settore cultura anche per i più giovani. Questi sono i tre macro principi che noi presentiamo e sempre sono le proposte. La prima è, chiediamo, visti i risultati che ci sono per quanto riguarda la fruizione dei nostri musei di sbigliettamenti, che ci sia una riflessione seria sugli investimenti annuali concessi al museo e alle strutture della nostra provincia, agli eventi, agli spettacoli, alle mostre che molto spesso hanno uno scarso risultato di pubblico e soprattutto scarsa risonanza mediatica, riflettendo sia sull'offerta, sia sull'organizzazione e sia sulla gestione. Per fare questo, il secondo punto, chiediamo che venga istituito un organo di controllo, magari in seno alla Consulta della Cultura, che in forma gratuita e a rotazione per i membri presenzi agli eventi. Il terzo punto è, chiediamo l'istituzione di un modulo di rendicontazione tassativo che gli organizzatori di eventi pubblici culturali organizzati con i nostri fondi debbano presentare ogni anno, che siano a cui venga data in giusta risonanza sul nostro sito del Comune, per presentare ogni anno e descrivere l'andamento e i risultati dell'evento organizzato. Per questo intendiamo numeri, biglietti venduti, incassi e soprattutto documentazione fotografica. Chiediamo, quarto punto, che il 50% dei fondi destinati alla cultura, sia quelli a bilancio sia per gli eventi sporadici, vengano concessi e destinati ad associazioni di membri che abbiano meno di 40 anni, considerando l'età media del 70% del direttivo. Chiediamo questo perché noi sappiamo che l'Abruzzo negli anni 80 e 90 più di altre regioni ha investito e ha dato fondi nella cultura, ma noi giovani operatori culturali non abbiamo realtà nelle quali lavorare. Quindi ci sembra che non sia stato seminato a sufficienza. Chiediamo di poterci provare noi. Quinto punto, chiediamo che il 15% degli spazi comunali destinati alle associazioni tramite il bando che è stato preparato, di nuovo preparato, non sappiamo bene, siano pensati per incentivare la creatività e l'educazione al bello del pubblico, perché è chiaro che senza eventi culturali anche l'educazione delle persone che vengono alle mostre decade. Che cosa chiediamo? Identifichiamo per ogni spazio un giovane operatore culturale o un'associazione culturale, diamo a sua disposizione un piccolo fondo e la disponibilità di utilizzare per almeno un anno quello spazio, dove far lavorare l'artista o il gruppo di artisti e dove organizzare mostre. Ho elencato uno degli esempi di cosa succede in Inghilterra, in Svezia, ma anche a Cluza Napoca con la fabbrica del Pensole. 6. Chiediamo che il Comune conceda finalmente dei muri in suo possesso per la street art. Il regolamento è stato scritto dalla nostra associazione, è stato approvato ad ottobre 2010 e è stata fornita una lista di muri che si va aggiornando grazie ai sistemi di condivisione sociale, cioè un Google Map dove ogni persona può indicare un muro degradato, e però circa una trentina sono stati verificati dall'ufficio patrimonio, 4 sono stati autorizzati ma non è stato seguito nessun impegno da parte di questa amministrazione di centrodestra. Chiediamo a voi di impegnarvi. 7, l'ultimo punto, chiediamo che il Comune si attivi per fornire una lista di aziende che siano disponibili ad investire nel settore cultura, a cui fare riferimento per la ricerca di sponsorizzazioni private. Qui vedrete che abbiamo raccolto circa 60 firme in un giorno e mezzo. Chi volesse sottoscrivere queste proposte ci trova su Facebook, al sito Contemporary, scrivendo facebook.com/contemporary oppure al mio MySpace. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Lucia per il suo intervento. Intanto saluto il sottosegretario che ci ha raggiunto, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Giovanni Leghini, l'onorevole Toni Castellone e la consigliera regionale Marinella Scotto. Adesso facciamo un altro intervento e poi sì. Passerei al Teatro dell'Immediato Riva. Immediato, scusa.
andato in buonasera. Allora, io sui tre minuti ho cercato di essere brevissimo. Sottoscrivo assolutamente e completamente l'intervento di Luigi Sacco, mi è sembrato puntuale in tutte le sue analisi. Volevo dire qualcosa rispetto a quello che io spero possa essere per il futuro un nuovo cambio di rotta rispetto ad una buona amministrazione. Io vado ripetendo da un po' che un'amministrazione di qualità dovrebbe avere fondamentalmente due caratteristiche: quella di saper ascoltare e di saper discernere. Per fare questo occorre necessariamente avere anche una capacità di analisi e di conoscenza. Ora, la lungimiranza di cui si è parlato con riferimento il professor Martoscio è un'ulteriore caratteristica che dovrebbe avere un'amministrazione, ma la lungimiranza io credo che debba trovare il suo terreno più fertile nel saper far funzionare le cose nell'ordinario. Ora, io non sono contrario, per esempio, alla costruzione di un nuovo teatro. Il professor Martoscio ha fatto riferimento a Copenaghen e alle decine di teatri che erano comunque presenti sul territorio evidentemente da decenni prima che si immaginasse la costruzione di un teatro monumentale. Ora, questo è un presupposto fondamentale. Se 30 anni fa il porto canale di Pescara fosse stato nelle attuali condizioni e alla marineria di Pescara gli fosse stato chiesto se avevano qualcosa in contrario sulla costruzione del porto turistico, beh, poi avrebbero detto: fate funzionare intanto il porto canale e poi, se avete la capacità e le risorse per costruire il teatro, il porto turistico, lo farete. Allora ci sono degli aspetti propedeutici che vanno considerati. Se non si fa questo, non si può realizzare quello che diceva Luigi Sacco, cioè partire dalla comunità. Ora, noi abbiamo uno spazio che perderemo, e in questo spazio non solo lo perderemo questo spazio, in questo spazio verranno collocati non videogiochi, ma slot machine e videopoker. Questo spazio, che è un piccolo spazio con cui il Teatro Immediato ha cominciato il suo progetto un po' di anni fa, è uno spazio che è collocato all'interno di una comunità. La cosa che ci ha animato all'inizio del progetto era proprio quella di partire dalle persone, cioè dalla comunità che innanzitutto risiedeva in quel quartiere, ma intercettando una quantità appunto di persone che si potessero animare attraverso una serie di cose che non sono soltanto gli spettacoli, ma che sono i laboratori, che sono le rassegne, che sono, come dire, le scintille che danno appunto quel benessere e che si traducono anche in un ritorno economico, perché è inevitabile comunque immaginare che l'investimento nella cultura produce reddito e quindi anche domanda economica, e questa è un'ulteriore manifestazione, un effetto moltiplicativo che si realizza, fermo restando che sono assolutamente d'accordo che nell'economia turistica, peraltro il senso appunto di benessere che nella collettività si produce attraverso le manifestazioni artistiche è indubbio. La cultura, prima è stato citato l'articolo 9 della Costituzione, c'è un altro articolo della Costituzione, l'articolo 4, in cui si individua il lavoro come diritto dovere e si dice che il lavoro dovrebbe concorrere al progresso spirituale e materiale del paese. Ecco, la cultura che fa anche con il lavoro. Poi, quando noi abbiamo creato il nostro progetto, avevamo anche il desiderio di creare opportunità di lavoro. Questo non va comunque dimenticato rispetto a tutta una serie di componenti che ruotano intorno alla cultura, in questo caso il teatro. Ora, io non so che cosa accadrà, diciamo, da qui a un tempo, e soprattutto quale sarà, e mi auguro che chiaramente cambino le cose rispetto ad una nuova amministrazione. So per certo che se noi non troveremo uno spazio, il nostro progetto non potrà continuare. E allora, se io immagino anche al teatro Monumento, che da qui non so a qualche decennio si costruirà, mi rendo anche conto però che se nel frattempo progetti come il mio, come tanti altri, non trovano la possibilità attraverso gli spazi, perché se non si hanno gli spazi le cose muoiono. Noi sono 3 anni che abbiamo solo risorse private, perché non riusciamo ad avere questa amministrazione attuale come interlocutore, non la capiamo, non riusciamo proprio a metterci in contatto. Questo vuol dire che addirittura in tempi di crisi noi abbiamo gli imprenditori privati. Io sono anche associato fondatore della Fondazione Aria, qui c'è la Presidente Petruzzi che immagino poi farà un intervento, trovano il tempo e intuiscono quanto sia importante investire non in termini di mecenatismo, ma proprio di investimento vero e proprio sulla cultura.
e l'amministrazione non solo non destina le risorse, che sono sempre più esigue, ma addirittura non offre gli spazi. Noi ne abbiamo tanti, abbiamo il Teatro Michetti, non è stato citato il Teatro Michetti, abbiamo il Teatro Michetti. Allora, il Piccolo di Milano, che è stato il teatro più significativo del dopoguerra, è nato e cresciuto in uno spazio di più di 400 posti. Strehler ha sempre sperato che venisse costruito il teatro straordinario, che non ha fatto in tempo a vedere. È chiaro che sperava che arrivasse un teatro più adeguato, ma Strehler è diventato Strehler in un teatro di più di 400 posti, cioè come il Michetti. E quindi i luoghi sono sì fondamentali, ma poi sono fondamentali le idee, le persone, e tutto può crescere e germogliare facendo i passi adeguati, quindi facendo funzionare l'ordinario per lo straordinario e non partendo dallo straordinario pensando che poi si animi l'ordinario, perché non funziona così, non funziona in niente così, e quindi anche nella cultura, soprattutto nella cultura. Questo è quanto. Grazie. Adesso chiamerei Elena Peruzzi per un intervento. Se vuole. Ci farebbe piacere un saluto o un commento? Va bene. Che male? Con Elena Petruzzi, Presidente, abbiamo fondato la Fondazione Aria, nata il 28 maggio del 2011, e abbiamo da subito lanciato un progetto con autori di livello internazionale, autori che tra l'altro io ho avuto il piacere di conoscere grazie al preziosissimo docente Pietro Antonio e anche Pierluigi Sacco che avevo conosciuto qualche tempo fa. Grazie a un evento organizzato dal professor Mattoscio, dove c'era Giuseppe De Vita, che disse nel 2006 sull'economia della cultura, disse: la parola territorio deriva da terrore, e cioè da qualcuno che si sente padrone del proprio territorio e per questo lo protegge. E allora lì viene fuori una domanda: chi si sente padrone di questo territorio tanto da proteggerlo? A me sembra, volevo dire, l'obiettivo della Fondazione Aria è quella di divulgare la cultura soprattutto a partire dai giovani, però mi sembra che la cultura non diventi assolutamente nulla, non crei un elemento di rottura quando continua a ragionare in maniera differente dalla società. Voglio dire, sembra che la cultura sia uno spazio a parte rispetto alla vita. Questo non è affatto vero, come non è vero per l'espressione dell'arte contemporanea. E allora, se si crea il circolo della cultura, ma non interagisce in maniera operativa e propositiva, come per esempio nel sistema economico, se nell'ambito della cultura si riproducono gli stessi ambiti chiusi, circoli di potere chiusi e implosi, che per esempio accadono nella peggiore politica, nel peggiore sistema economico, la cultura non serve a niente. Ed è per questo che a volte la cultura sembra fatta di questo anti, perché in realtà ci vogliono progetti grossi che abbiano il coraggio di rompere le situazioni. Ben vengano i grandi progetti, ma che tutti gli operatori culturali non escano loro dalla dimensione di questo anti e dicono: signori, l'Abruzzo si sta deindustrializzando, vogliamo provare una situazione alternativa? Non io ho bisogno di qualcosa perché devo fare cultura e ho bisogno di qualcosa, no. Chi lavora nella cultura lavora con un intelletto potenzialmente superiore, e allora lo dimostri. Allora, nell'ambito culturale purtroppo ci ritroviamo tutti contro tutti, io no, io vado sempre a cercare tutti gli altri, però questo è il vero danno delle culture sottosviluppate, perché come diceva il professor Sacco, là dove invece si fa sinergia si cresce tutti, e quando si cresce tutti c'è ricchezza per tutti, finché si è divisi c'è miseria per tutti. E quindi un plauso sicuramente alla Fondazione Aria, al professor Mattoscio, ai grandi progetti, ma guardate il ponte, quanto è stato osteggiato, e in realtà i cittadini di Pescara si sentono proprietari di quel ponte, no? E adesso anche che hanno rotto vogliono assolutamente andarci, vi prego aggiustate, non fate marcire. Grazie.
Mario Di Carlo. No, rinuncia a te. Giovanni Jacopo, come artista, come scrittore, come... Poi dopo ti cominceremo a sentire anche qualche risposta politica. Grazie Moreno. Io volevo dire, l'anno scorso il Ministero per i Beni Culturali ha definito il 2013 dando indicazione di essere l'anno della cultura italiana negli Stati Uniti. Ci hanno dato un'indicazione di creare un dialogo, di intensificare, diciamo, l'esportazione dei talenti italiani, degli operatori culturali italiani, delle produzioni culturali italiani negli Stati Uniti. Ebbene, noi qui a Pescara siamo in un punto che cercando se riusciamo a esportare i nostri talenti fino a Monte Silvano. Questo è dovuto a diversi fattori, e siccome il tema di oggi è quello di proporre delle ricette al per uscire dal quadro in cui siamo, culturalmente, socialmente, non solo, voglio incluso tre punti che secondo me possono essere delle buone linee guida per poter uscire in tempi medio-brevi da dove ci troviamo. Innanzitutto il primo è quello della, diciamo, esportazione, dell'inclusione di quello che noi facciamo, dei talenti, ma per talenti non intendo le star, per talenti intendo coloro che si occupano quotidianamente di cultura, i professionisti della cultura, coloro che l'amano e la producono, di far sì che l'Abruzzo sia incluso in circuiti più ampi e più grandi in cui possano circolare delle produzioni e le attività che gli operatori culturali fanno in Abruzzo, e che l'Abruzzo non sia un biglietto da visita svantaggiante per chi si presenta oltre a questa regione e oltre l'Italia, ma sia qualcosa in cui ci si possa credere davvero. Ma come è possibile che si abbia una, diciamo, ci si includa in circuiti più grandi, si abbia il coraggio di investire nei talenti della nostra regione culturali, se si vede, si osserva una quotidiana mortificazione di queste professionalità? Mortificante è quando ci si sente rispondere non ci sono i soldi. Ebbene, i soldi ci sono sempre, che sono spesi molto male, perché se vengono investiti 350.000 euro in una confezione inutile che non dà nessun risultato nel festival d'Annunziano, è normale che non c'è più niente per tutti gli altri, è normale che ci sia acqua, non ci sia nutrimento per nessun altro progetto o operazione culturale importante della città. E vedete, Pescara ha tanti difetti, davvero tanti difetti, ma anche molte molte fortune, e una di queste è quella di avere, come diceva prima Pierluigi Sacco e anche Giacinto Pierantonio, un enorme patrimonio di attività, di dinamismo culturale. Abbiamo nella città di Pescara, solo nella città, 320 associazioni divise per culturale, ambientale, delle donne, sociali. C'è un patrimonio enorme, e tutto questo patrimonio, a questo patrimonio associativo, attualmente quelle più attive e quelle meno attive, naturalmente non dico che tutte sono, ma costituiscono il grande motore di questa città. Ebbene, queste associazioni non hanno tanto bisogno di chiedere l'obolo al politico locale, quanto di vedersi destinato uno spazio deputato alle attività che svolgono nel campo della cultura e sociale, eccetera. Provammo a fare un'equazione del genere, censendo le associazioni di Pescara, appunto oltre 300, e censendo anche quelli che erano tantissimi spazi della città, perché un altro patrimonio mortificato è quello degli spazi di questa città. Da un lato gli spazi sfitti, abbandonati, ben 102, che sono dalla stanza allo spazio grande, interessante, appetibile come l'ex tribunale e tanti altri. Noi censimmo questi spazi e cercavamo di mettere in azione associazioni con spazi. La tua amministrazione ha venduto quasi tre quarti di questi spazi, li ha alienati, quindi di conseguenza ha tolto ogni possibilità di vederli vissuti, restituiti alla città, e dato quindi alle associazioni quello di cui avevano bisogno. I pochi rimasti speriamo che presto possano essere dati a coloro che sanno far vivere questa città, purché abbiano uno spazio deputato in cui per svolgere la loro attività, e spero che il bando arrivi presto, perché poi a mortificare
le operazioni culturali non sono solo gli spazi questi scritti, ma anche quelli che dovrebbero essere il cuore della città, il cuore operativo delle attività culturali di questa città e non solo. E sono, come prima ha detto Edoardo Lino, ma anche altri prima di me, sono completamente, diciamo, sottoutilizzati. Limitiamoci a usare questo termine per non dire che sono abbandonati da molto tempo. E sicuramente il Nichetti è uno degli esempi, perché ogni anno viene messo in bilancio la quota per rimettere in sesto il Nichetti, e poi non viene utilizzata e Moreno lo sa molto bene. Questo è uno dei punti fondamentali. Un secondo è quello di far sì che nella città, perché noi parliamo di talenti professionisti della cultura, ma per poter far sì che crescano, che ci siano talenti professionisti della cultura, è necessario che in città ci sia anche formazione culturale, che si dia la possibilità a chi vuole investire la sua vita nella cultura e nel lavoro culturale la possibilità di farlo. Ebbene, le possibilità ci sono e bisognerebbe rinforzare, dare credito alle tante istituzioni culturali che abbiamo nella città e far sì anche che in città circoli cultura che sia alta. Cioè proporre alla città di Pescara una programmazione che vada un po' oltre il DNA locale, affinché chi ama la cultura qui possa misurarsi, incontrare, conoscere culture altre, europee, tutte quelle cose che non dobbiamo andarci a cercare necessariamente all'estero, ma che possiamo incontrare anche nella nostra città. E una programmazione di questo tipo, eterogenea per tutti, contribuirà a far sì che ognuno senta che la cultura appartiene anche a sé, che nessuno si senta escluso dal discorso culturale e che ognuno possa trovare la propria via alla cultura. E di conseguenza concludo il mio intervento, che ho accorciato perché tanti altri immagino vorranno parlare, dicendo che chiunque gli toccherà dopo questa lunga notte buia per la cultura, Pescara e Regione, chiunque avrà i ruoli di gestione, di amministrazione della cultura, ebbene spero che sia qualcuno che anche prima di fare l'assessore alla cultura, per esempio, abbia amato il teatro, abbia letto libri, abbia frequentato concerti e capisca i problemi che sono in questa città, da quelli minimi ai microfoni della colonna a quelli più grandi degli sfratti continui. Grazie. Direttore del Conservatorio Magri. Poi dopo Oscar Bonamano. Siamo ancora in bocca. E trappiate. Buonasera. Però posso testimoniare, come ha detto anche il suo sacco, che effettivamente da quello che sono i risultati della affluenza della cittadinanza ai nostri concerti, vuol dire che potrebbe essere un elemento per dare il fatto per Pescara. C'è una grandissima fame di cultura, io parlo chiaramente da musicista, quindi mi darò alla quello del mio settore di pertinenza. Io credo che il conservatorio in questi ultimi due anni rappresenti un'autentica novità, se pensate che siamo arrivati a produrre esclusivamente le nostre forze, quindi senza contare su contributi di nessun tipo, più di 100-120 spettacoli, con un'affluenza di 25.000 persone che magari è uscito dal concerto, si lamentano perché dice ma la prossima volta, sì, poi dobbiamo fare tutte le nostre forze, la digitazione e quant'altro. Quello che stiamo facendo, appunto cercando di costruire cose importanti, facendo rete con tutte le scuole che si occupano di musica, parlo dalle scuole di indirizzo digitale agli istituti, e con tutte le realtà che operano sul territorio, a cominciare da quelle presidute da Lucio Fonte, con la manifestazione e la società di concerti, con i quali quest'anno abbiamo due importantissime novità. Inaugureremo la stagione di concerti 2013-2014 in Guerrieri di Verdi e parteciperemo con la Big Band del Conservatorio al Festival a Questione Jazz, e questo credo che è la prima volta che accada nella storia di Pescara. Mi piacerebbe invece dare un piccolo contributo da un musicista, da un cellista che ha suonato con tanti, che sono stati anni, ha girato il mondo, e onestamente a me questa polemica sul teatro sì, teatro no, Pescara mi fa un po' sorridere, con quella amarezza, ma non posso sorridere. Io spesso con il tema sono tornato alle
che una fila a 14-30 di persone che aspettano per entrare. Io spesso volentieri quando mi sono ritrovato ad ascoltare e sentire anche dei musicisti di Giubarna, ho ritenuto di dover andare a scusare personalmente per aver ospitato in un cinema con acustica pessima, con rumori di film di guerra che avevano dalla sala di fianco, quindi onestamente non riesco a capire questa voglia di stare, bisogno di spazi. Allora se vogliamo trastullarci dal teatro piuttosto che musicale, se vogliamo pensare ai grandi progetti piuttosto che alla diffusione, anche oggi sul volontariato, possiamo stare qua per altri anni a discutere le stesse cose, ma io penso che se Pescara vuole fare un salto di qualità, secondo me dovrebbe riuscire a pensare un po' più grande. Grazie a voi. Oscar Bonanno. Sono state dette moltissime cose, moltissime delle condivido. Presentato, direttore editoriale di Casa. Moltissime delle condivido, però mi ero scritto l'intervento, quindi dirò quello che mi ero scritto per cercare di non deviare. Penso che il Partito Democratico, che ha chiamato a raccolta tutti, debba però fare, prima ancora di recepire gli interventi, debba assumere una decisione, e cioè se è d'accordo con l'introduzione che ha fatto Pedruzzi Sacco o meno, perché è un discrimine rispetto agli interventi che sono succeduti. Dato che io condivido in pieno l'intervento di Pedruzzi Sacco, perché penso che il fulcro della costruzione attorno alla questione culturale, che è una questione politica, non è una questione di cultura, è una questione politica, sia quello della partecipazione e sia quello su un'affermazione che lui ha fatto e che mi trova molto d'accordo, che i progetti non falliscono per mancanza di soldi, ma per mancanza di visione. E quindi lui ha detto delle cose che hanno delle conseguenze, non potete far finta di non ascoltare queste conseguenze. E quindi dire o dividervi sul fatto che siete d'accordo o meno che si faccia il teatro, perché c'è questo argomento devia dalla discussione. Allora vado molto velocemente, poi lo lascio anche io perché l'ho scritto l'intervento. Si parla sempre di più in Europa di un New Deal per l'Europa sui temi della conoscenza, perché la conoscenza è già il vero motore dello sviluppo da un punto di vista economico, non da un punto di vista culturale. Si parla di New Deal dell'Europa, in qualche modo ne accennava anche Pierluigi Sacco. Perché si parla di New Deal? E perché tutti parlano di New Deal? Si parla di New Deal perché il New Deal è un nuovo modo di pensare la vita, una nuova rotta che introdusse uno dei più grandi presidenti degli Stati Uniti d'America, Franklin Delano Roosevelt, nel 1933. Nel momento peggiore di crisi mondiale economica, quella dopo del 29, quando il mondo sembrava sull'orlo di un abisso, e allora l'America si fece carico di superare quel problema gravissimo, che era un problema economico. Il New Deal fu innanzitutto un programma economico che introduceva nel sistema capitalistico statunitense un'importante novità: l'intervento dello Stato nella vita economica. Questo è il tema. E allora, in quel caso, taglio, perché non c'ho tempo, voglio dire le cose importanti per Pescara, quello che interessa a noi rispetto al forum di oggi è il Federal One, cioè quella parte del New Deal che va sotto il nome di Federal One e che sponsorizzò per la prima volta nel mondo scrittori, insegnanti, artisti, musicisti e attori disoccupati. In quel gruppo di persone, che oggi chiameremo sfigati, c'erano Elia Kazan, Orson Welles, Arthur Miller, Saul Bellow, cioè c'era la crema dell'intelligenza americana che molti anni dopo vincerà premi Nobel, premi per la letteratura, Oscar per il cinema. Che cosa aveva fatto Roosevelt? Aveva finanziato grandi progetti? No. Aveva provato a mettere insieme e fece lavorare più di 20.000 persone di quelli che oggi chiameremo lavoratori della conoscenza, creando delle community art centers,
che tradotto in pescarese potrebbe essere una specie di matta, cioè luoghi dove i cittadini abitano quello spazio, i cittadini residenti lo costruiscono, lo costituiscono, e in quegli spazi cominciano ad essere loro i primi fruttori dell'arte, che è la ragione del successo di Bilbao, che ha detto bene per Luigi Sacco prima. Non è la costruzione del teatro il successo di Bilbao. E Pescara non è né Caracas e né Copenaghen. Pescara è Pescara, una città che ha 120.000 abitanti. Allora io penso che questa città, questo partito, che è il partito più grande, io sono venuto, diciamo, per questo motivo, perché è il partito che si deve fare carico di queste opinioni, deve mettere in campo delle politiche culturali, non deve mettere in campo dei tifosi. E se chiede a una persona importante, secondo me, come Pierluigi Sacco, di relazionare su questo tema, deve tenere conto di quello che dice Pierluigi Sacco, altrimenti deve fare un altro forum e portare un'altra relazione. Che cosa, e concludo, vado a concludere su le tre questioni che a me paiono, cioè la questione che mi sembra più interessante rispetto alle questioni, alle cose che diceva Pierluigi Sacco. Io penso che occorrerebbe un piano comunale per le politiche culturali. Cioè un vero e proprio documento programmatico da condividere con la cittadinanza, che non significa in senso populistico con le persone, con quelle persone che avete invitato qua. Cioè voi dovete condividere il documento, il piano comunale per le politiche, con gli operatori della cultura, che non significa dare i soldi a ognuno di quelli, poi vedremo quest'altro capitolo qual è, ma con loro dovete condividere un percorso di crescita, un percorso che non sia scollegato dalla città, che sia in grado di fare fondamentalmente tre cose molto semplici: ridisegnare, reinventare e scrivere una nuova narrazione per questa città su basi culturali. Mi ricordo che nelle elezioni vincenti del 2003 l'incipit di quel programma diceva: Pescara è una città bella e fortunata, e poi iniziava a dire una serie di cose. Quindi la prima cosa è questa: ridisegnare la narrazione di questa città, che non potete fare voi da soli, la dovete fare insieme a queste persone, altrimenti non è una narrazione condivisa e non è la narrazione della realtà. Secondo, innalzare e incentivare la qualità artistica e gestionale, e in questo tema ci sono tutte quelle cose: non far morire Coriuso, premiare o lavorare solo su chi porta dei risultati concreti, pubblici o privati. Terzo, una cosa banale ma che non esiste: mettere in rete quello che c'è. È stato detto, qui non c'è in rete nulla, e non affronto questo tema. Il tema della bigliettazione mancata e del disastro tiene conto di queste deficienze, che non sono, e qui voglio spezzare una lancia, non è solo responsabilità di chi amministra quegli spazi, è responsabilità di una cultura che non esiste. Allora, da questo punto di vista, secondo me, in inglese più bello, community art centers, piuttosto che il teatro dell'imperatore, che andrà anche bene fare il teatro dell'imperatore, io lavorerei di più intanto su riattivare gli spazi che ci sono. Il teatro Michetti l'avete detto tutti, la città della musica. La città della musica è un progetto che è nato sotto questa amministrazione, sta lì senza nessuna possibilità di muoversi. Rinnovare e ristrutturare il teatro D'Annunzio ad Aperto, che è un piccolo gioiello che sta lì e andrà a deperire. Queste tre cose, per dire sugli spazi, già lavorare su queste tre cose avrebbero permesso a Edoardo Riva di non chiudere il teatro immediato. Avrebbero permesso a tantissime altre persone di poter avvicinarsi al teatro e far crescere la consapevolezza in questa città che è possibile, per un'altra città è possibile. Allora, questo vi conviene, lo dico, diciamo, a chi ha responsabilità più importante tra voi del PD, perché questo porta anche i voti, che poi è la cosa che in qualche modo mi interessa di più, perché lavorare in maniera pervasiva nella città, con gli operatori della città, senza guardare, diciamo, al pedigree da un punto di vista di appartenenza politica, e in questo sono d'accordo con chi diceva prima, a parlare di Sole Forzanga, cioè chi opera nella cultura e chi opera in questo settore industriale si deve cimentare con l'amministrazione che ha, di destra e di sinistra, mantenendo la propria identità. E quindi, diciamo, in conclusione di questa, diciamo, di questo mio brevissimo intervento, che ho tagliato purtroppo con l'accetta perché sennò vi avrei annoiato molto di più, perché dovevo parlare anche altre persone, io direi che il discrimine vero di questa discussione è tutta delle parole introduttive. Cioè se voi volete costruire un progetto culturale basato sulla condivisione e sulla partecipazione, e quindi che ha un modello di sviluppo che può essere Bilbao,
ridotto in sedicesimi pescaresi, ma che non è il teatro nell'area di risulta della stazione, non è un teatrino nell'area di risulta di Porta Nuova, non è quello, è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa, che non c'entra nulla con le questioni di cui è a posto, secondo me, da un punto di vista teorico, molto bene per Luigi Sarto. Grazie Oscar, mi fa piacere che insomma, nel suo dire ha colto quali erano le motivazioni, quali sono gli elementi che hanno ispirato questo incontro, questa riunione che abbiamo fatto e l'aver chiamato all'appello tutti questi operatori, tutte queste persone che ancora ringrazio per costruire un progetto insieme. Questo è il motivo per cui abbiamo fatto questo incontro oggi. Io voglio dire, ci sono tantissimi interventi ancora, sono le 19:29, tanti sono andati via, tanti altri sono ancora qui, io direi di fare ancora un paio di interventi e poi ascoltare insomma la parte, diciamo, perché questo era proprio l'intento, la parte politica. Ringrazio di nuovo il sottosegretario che so che ha rinunciato a diversi impegni di altissimo livello per stare con noi, evidentemente ha ritenuto questo incontro di alto livello. Quindi io darei la parola ancora un altro paio di interventi, poi c'è la consigliera Maria D'Ascolto, poi Luciano D'Alfonso e poi Toni Castricone se vuole intervenire sicuramente, e poi il sottosegretario. E dove mi trovavo?